Ieri in una conferenza stampa il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavalloni ha dato conto dei risultati raggiunti nei diversi settori, in particolare negli ultimi 5 anni della sua ultima consiliatura. Ha parlato, elencandole, di tutte le opere pubbliche realizzate e quelle da realizzare anche con PNRR, dalle scuole alla messa in sicurezza del territorio alla riqualificazione urbana, di commercio e degli sforzi che l'amministrazione ha fatto perché si investisse a Sala Consilina, come accaduto con il McDonald's, di tributi comunali, in particolare la Tari, e qui ha sottolineato che non è aumentata ma si è solo tornati alla situazione pre-Covid, delle novità relative alla raccolta differenziata. Alla conferenza stampa di ieri mattina c'erano anche il vice sindaco Gelsomina Lombardi, gli assessori Bartolo Lettieri e Luigi Giordano, il consigliere Vincenzo Garofalo. Sono stati anche sottolineati i conti risanati e gli interventi di cui il sindaco va più fiero, ovvero quelli sulle scuole cittadine. Io credo che la più grande soddisfazione che sicuramente come amministratore io mi porterò con me dopo questa esperienza amministrativa è che noi siamo intervenuti su quasi tutte le scuole, perché credo che le scuole siano un pilastro fondamentale. La sicurezza dei ragazzi all'interno delle singole strutture scolastiche è importante e noi siamo intervenuti. Ci mancano solo 2 plessi scolastici per i quali già abbiamo presentato richiesta di finanziamento, e mi riferisco a Cappuccini e a Vicie, e siamo in attesa di finanziamento che credo arriverà di qui a poco. Quindi sicuramente questo è stato il mio più grande motivo di soddisfazione. Ecco, e tra le critiche che ha ricevuto dalla minoranza, qual è quella che le ha dato più fastidio e le ha fatto più male? Ma non è un problema di critiche. Se la critica è finalizzata a costruire qualcosa di buono per il territorio, io l'accetto. Io ho sentito una serie di affermazioni effettivamente che mi hanno lasciato basito, perché sentire dire che noi abbiamo fatto una mezza opera pubblica, sentire dire che Sala Consilina è in una condizione di isolamento oppure in una condizione di assoluto degrado economico, dispiace, ma non per l'amministrazione Cavalloni. Dispiace perché questo credo che porti alla distruzione di un territorio che non è solo Sala Consilina, ma è tutto il nostro territorio. Io credo che ognuno debba fare la propria parte, maggioranza e minoranza. I cittadini poi sapranno scegliere, ma credo che l'interesse di tutti sia di intervenire su tutte le varie iniziative che si sottopongono ad un'amministrazione. Noi crediamo di averlo fatto, noi abbiamo discusso solo di una parte di quello che è stato fatto e già è stato un incontro fiume. Saremo disposti anche ad incontrare i cittadini ad affrontare eventuali problematiche che probabilmente devono essere corrette ed emendate, ma certamente dopo quasi 5 anni io ho la coscienza a posto di poter aver svolto nel migliore dei modi quello che è il mio operato.